Allora, torniamo qua noi e avevamo accennato al discorso della legge 30, la non autosufficienza, un problema purtroppo molto molto grave, gravoso anche per tantissime persone anziane, ma anche per le famiglie delle persone anziane. Qual è la situazione attuale che si trascina da un po' di tempo, se non sbaglio, e quali le prospettive? Cosa fate? Sì. Allora, qui purtroppo bisogna dire che siamo in una situazione paradossale che vede la Regione con un atteggiamento veramente incomprensibile. Allora, bisogna sapere che le leggi, una volta approvate, poi vanno applicate, bisogna fare i decreti attuativi, le delibere attuative delle leggi. Noi con la precedente amministrazione, con la precedente giunta, eravamo riusciti a strappare un accordo che poi si è trasformato in una legge, che le leggi le fa il Consiglio, le leggi regionali fa il Consiglio regionale, che riscriveva i temi del sostegno alla non autosufficienza, che come sappiamo in Veneto coinvolge decine di migliaia di persone, pensiamo solo al fenomeno delle badanti, adesso qui sarebbe, vabbè, non è il caso di entrare nel dettaglio, ma molte anche sollecitazioni che escono, che sentiamo durante le trasmissioni, proprio richiamano questa situazione che colpisce, appunto decine di migliaia di famiglie in Veneto che hanno anziani anche non anziani, Anche non anche anziani. persone con gravi handicap, con gravi malattie, eccetera. Dove ci sono Avevamo anziani a seguire queste come persone? Perché giustamente si è stato fatto allora, osservare questo. adesso siccome poi insomma abbiamo, io ricordo che noi su questa cosa, subito dopo le elezioni, abbiamo ripreso come sindacati dei pensionati il confronto con la nuova giunta. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione regionale a Mestre, al Teatro Toniolo, per chi si ricorda, con centinaia e centinaia di persone provenienti da tutto il Veneto e anche con la presenza di organizzazioni che seguono questo settore, perché chiedevamo e continuiamo a chiedere alla Regione di dare applicazione a quella legge che prevede provvedimenti economici di sostegno a quelle famiglie che hanno, che non sono solo poi aiuti economici, ma anche di servizi, eccetera. Ovviamente questo tema si intreccia strettamente sui temi sanitari, perché in molte situazioni, sanitario e sociale hanno, come dire, percorsi comuni, e quindi si intreccia tutta una serie di problematiche. Adesso siamo stanchi, l'abbiamo detto prima delle ferie, ci siamo dati appuntamento a dopo le ferie. Il 25 faremo un attivo unitario dei sindacati dei pensionati, dei gruppi dirigenti dei Cosa vuol dire un attivo pensionati. unitario? Vuol dire che facciamo una riunione dei direttivi delle nostre organizzazioni venete per approntare una vera e propria vertenza con la Regione, perché la Regione che deve presentare il bilancio, e la notizia che Assolutamente. abbiamo lo dovrà fare qui prima della fine dell'anno, perché Perché poi dopo ci sono le andremo a elezioni, scadenza esatto. del Consiglio, perché assuma quei provvedimenti di carattere organizzativo ed economico a sostegno all'applicazione concreta di questa legge che va a lenire sofferenze che ci sono. Ovviamente è una sfida alta, teniamo presente che in Regione abbiamo problemi non di poco conto, a partire proprio dalla gestione del sistema dell'assessorato. Che è venuto, diciamo, dove si è determinata una situazione anche di vuoto dal punto di vista della gestione. Comunque noi su questo piano siamo fortemente determinati. Casomai è una proposta che vi lancio, potremmo fare un'iniziativa di approfondimento specifico dopo il Assolutamente. 25, in modo Da da rendere poter entrare partecipi, anche nel infatti. merito sulle questioni che pensiamo. Su questa lunghezza d'onda abbiamo anche le confederazioni, perché appunto non è solo un tema dei No, infatti. pensionati, ma è un tema che riguarda tutti
tutti i cittadini, abbiamo appena scritto una lettera unitariamente alla Giunta regionale a firma dei segretari generali dello SPI, della FNP, della UILP e di CGIL, Quindi CISL, tutti UILP, quanti insieme, del mondo congiunto. sindacale per appunto, chiedere alla Regione un incontro che intrecci il tema del sanitario con il tema del sociale e dell'applicazione della legge 30. Questa è una forte iniziativa che ci vedrà presente nelle prossime settimane. A lei su questa questione, perché ci sono, si aprono È anche di, sì, difficile, sì. è No, ma anche difficile. perché poi in un momento istituzionale, che per carità non siamo ancora al 2015, però il prossimo anno appunto si muoveranno diverse situazioni a livello regionale, potrebbe essere un elemento cardine forte anche nelle vostre mani, no? Allora, da dove partire? Io partirei da una cosa che ci pongono sempre a noi del sindacato come tema, come dire, prima si discute di questo, le risorse, dove le andiamo a prendere? Perché è bello dire aumentiamo il fondo, diamo più servizi, eccetera, eccetera, e dopo dove andiamo a prendere queste risorse? Punto interrogativo. Allora, per noi il tema della lotta alla corruzione e evasione fiscale è un tema che si fa a livello nazionale, regionale e locale. Cosa voglio dire? Lotta alla corruzione, è inutile che ricordi cosa è successo in questa regione e proprio in un campo delicato come quello della sanità, per esempio. Là ci sono risorse enormi da recuperare. Stiamo ancora aspettando che il Consiglio regionale avevano istituito una commissione sui project degli ospedali, hanno bloccato questo di Padova, per fortuna, però non abbiamo notizie di quella cosa. Intanto c'è ancora l'ospedale di Sant'Orso, quello dell'Angelo a Venezia e altri ospedali che sono stati costruiti in questo sistema qua. È utile andare a metterci il naso su queste cose qua, perché purtroppo i costi poi sono lievitati. La seconda questione è invece la tassazione. Allora, noi abbiamo in questa regione l'addizionale IRPEF a un'unica aliquota per tutti i redditi. Noi siamo dell'avviso che questa cosa vada cambiata. Vada cambiata per far pagare di meno a chi ha di meno e far pagare di più a chi ha di più, e quindi la proposta che noi facciamo, come per esempio sui ticket, dove diciamo bisogna abolirli, ma prima di arrivare a abolire i ticket rendiamoli un po' più equi. Noi abbiamo fatto un volantino a luglio sul ticket sanitari, dove dicevamo rendiamo i ticket più progressivi, paga di meno chi ha di meno e paga di più chi ha di più. Quindi anche sull'addizionale IRPEF si può fare un'operazione, uno di recupero di risorse, ma anche di maggiore equità, perché se rendo più progressiva l'addizionale IRPEF regionale, come stiamo proponendo anche a livello locale di farlo, rendiamo più equo il sistema. A Quindi livello locale che le risposta avete avuto? risorse. Come? A livello locale che risposta avete A livello avuto? locale molti comuni hanno accettato la nostra proposta di rendere progressiva l'addizionale. Faccio un esempio molto concreto: recentemente è stato sottoscritto in Comune Amarano Vicentino un protocollo d'intesa tra CGIL, CISL, UIL, Confederazioni e Sindacato dei Pensionati, dove l'addizionale IRPEF prima era un'unica aliquota allo 0,6%. Adesso è diventata progressiva per scaglioni di reddito. Il risultato qual è? Che i redditi fino a 29.000 euro pagano meno rispetto al passato e paga di più invece chi ha redditi superiori. Questo è stato fatto recentemente in Comune Ambrano, ma potrei citare altri esempi di altri comuni che si stanno. Abbiamo un osservatorio noi su questo. Esatto, infatti, c'è qualcosa che Sì, noi abbiamo un osservatorio dove mettiamo tutti gli accordi che vengono realizzati in tutta Italia sulla contrattazione sociale. Qual è il problema? Diciamo che in molte realtà non riusciamo a fare degli accordi veri e propri, perché
ma facciamo dei verbali di intesa, di consultazione. È un po' complicata, insomma, adesso, a parte i tecnicismi, no? L'idea è quella che tu fai con l'ente locale un accordo, per esempio sui patti antievasione, perché i comuni possono svolgere, secondo noi, un ruolo veramente importante se lo vogliono. Se lo vogliono, è quello il Se lo discorso che devi vogliono, vedere, perché è perché chiaro sono che anche. adesso anche il tema dell'equità, no? Cioè, adesso è ingiusto, perché uno dice, vabbè, la tassazione è uguale per tutti, ma non è uguale se uno ha un reddito e uno ne ha un altro. Cioè, dal punto di vista, diciamo, poi concreto, è una profonda ingiustizia, perché parti Beh, dal principio fatto, dal reddito di... costituzionale, no? Della proporzionalità, Sì, insomma. c'è il tema della proporzionalità. Così la lotta all'evasione, se la facciamo a livello comunale, noi abbiamo non in tantissimi comuni, purtroppo, ma realizziamo i patti antievasione, che sono proprio dei veri e propri accordi che facciamo con l'ente locale mette a disposizione anche gli strumenti che ha come dire, per incentivare la lotta all'evasione, in modo da rendere appunto il sistema, perché poi l'accesso ai servizi viene dato in modo Eh universalistico. sì, Allora, se assolutamente. vogliamo difendere l'universalismo della prestazione, noi dobbiamo sapere che bisogna trovare le risorse. Le risorse vanno trovate sulla base dell'equità, perché altrimenti si va in Esatto, cortocircuito. il sistema non funziona. Dopo, quindi questo sul tema delle risorse, detto questo, c'è la necessità sicuramente anche di fare ordine sulla spesa, quindi di non fare tagli lineari, di ricercare effettivamente dove andare a fare i tagli, anche nel Veneto, perché l'ultima indagine che ha fatto Cottarelli sulle società partecipate pubbliche. Ce ne sono diverse, molte del Veneto, alcune che stanno bene, altre che stanno molto male, e ci sono società anche della Regione Veneto, oltre che degli enti locali. Quindi c'è la necessità sicuramente di fare pulizia, rispetto alla spesa. E c'è un'altra cosa importantissima su cui noi siamo convinti che bisogna, come dire, creare le condizioni culturali, ma anche forzare sotto l'aspetto degli incentivi, che è quello di mettere insieme le istituzioni. È già stato fatto qualcosa rispetto alle province, ma abbiamo troppi comuni, abbiamo troppa spesa nei comuni così parcellizzati. C'è la necessità, a livello veneto come a livello nazionale, di incentivare le fusioni dei comuni. Non è possibile che noi abbiamo in questo paese, in questa regione, comuni con 100-200 abitanti. Quali servizi è che posso dare ai cittadini in quei comuni là? Noi diciamo come sindacato che l'ambito ottimale per un comune che riesca a reggere qualità servizi, quantità dei servizi è intorno dai 10.000 abitanti in su. In provincia di Vicenza significa che più della metà dei comuni sparirebbero, per Ma infatti questo dirci. perché poi hanno delle ubicazioni un po' particolari, anche qui proprio nel Vicentino sorgo, e Bellunese sorgono dei problemi di non poco conto, voi lo sapete, insomma. Io vengo da un paese che si chiama Lusiana, della comunità montana Sette Comuni. Anticamente esisteva la Reggenza Sette Comuni e la popolazione può darsi che fosse minore, anzi sicuramente era minore, però vivevano con un unico ente che regolava, avevano dei punti di riferimento però in ogni comune, quindi a Lusiana c'era un punto di riferimento della Reggenza. Ma era un unico ente territoriale, perché non farlo là? Punto interrogativo, come nelle comunità montane. Il problema è avere il campanile, il municipio, troviamo il sistema per rendere agevole i servizi e erogare i documenti anche a livello Ma insomma, questo è decentrato. interessante che voi lo diciate proprio voi come SPCGL, perché tra l'altro anche più volte l'ANCI ha palesato questa esigenza, eccetera, e non solo, però sono proprio le persone più anziane che trovano difficoltà da un lato culturale, dall'altro anche Ma logistica, a intravedere un guardi che cambiamento di questo noi a genere. livello regionale abbiamo già sperimentato, purtroppo poi ci siamo scontrati col meccanismo perché la democrazia è molto bella, porre referendum
su questi temi è molto rischioso perché hai il comune grande e il comune piccolo. Però noi partiamo da un dato che vogliamo difendere i servizi sul territorio, ma se vogliamo difendere o anche creare servizi sul territorio, non hai strade diverse da mettere assieme risorse, perché guardate che quando tu hai comuni da 500, 600, 1000, 2000 abitanti, quelli servizi sul territorio, penso per esempio al servizio di assistenti sociali, no? Cioè noi se guardiamo il panorama del Veneto, noi abbiamo alcune unità sanitarie che hanno messo assieme, che hanno fatto operazioni di razionalizzazione. Ma come fa un comune a mantenere la Rimasta struttura attiva. dell'assistente sociale se, o dell'assistenza sociale o dare prestazioni di questa natura? Certo, bisogna che si mettano assieme. Noi diciamo che bisogna che ci sia, come dire, un indirizzo di natura politica, che non si scarichi poi sulla lotta al singolo comune, il campanile, perché lì si innescano meccanismi. Noi abbiamo avuto casi in provincia di Vicenza dove le geografie politiche alternate in due comuni hanno impedito sostanzialmente la realizzazione del progetto. Noi come SPI, come CGIL, ci siamo spesi per arrivare a una forma di fusione e lì ci siamo scontrati. Questo adesso, anche per dire che i processi non sono affatto semplici, Certo, sì. però noi ci interroghiamo su quali servizi possiamo dare a una popolazione che invecchia sempre di più se non realizziamo dei modelli che siano, come dire, compatibili anche economicamente. Assolutamente. Ma riflettiamo su questi aspetti, fate anche voi delle considerazioni, che cosa ne pensate durante la pubblicità, ma restate con noi tra poco.